Del andata il crew è qui al Piermarini di fronte Pipe Amatori Lodi SB Mercato Monza Supermercati Branzoli Monza, vale a dire la prima e la seconda della generale, incontro che è appena iniziato. Vediamo i quintetti in pista per quanto riguarda l'amatori Parasucco, Rubio, Citterio, Belli e Nava. Per quanto concerne invece la compagine Brianzola, in porta cupisti, poi José Luis Paez, Franco Girardelli, Lucio Marrone e Mauro Cinquini. C'è un guasto al cronometro, al tabellone, per cui la partita, che era appena iniziata, è stata subito fermata. C'è da dire di questo supermercato Brianzoli in Monza che fino a questo momento non ha lasciato nulla agli avversari, 10 partite, 10 vittorie, 20 punti in palio, 20 punti conquistati. E c'è da dire anche di questo amatore che dalla seconda giornata di campionato, da quella pesante sconfitta di Bassano, ha inanellato ben 8 risultati utili consecutivi. Vedremo questa sera come andrà a finire. La cornice di pubblico è davvero molto imponente. È iniziato l'incontro, i quintetti ve li ho detti, quindi andiamo subito in telecronaca. Questi è Girardelli, l'uomo d'esperienza della formazione di Ferlinghetti, Cinquini, anzi Paez, scusate, con Rubio su di lui. Formazione estremamente quadrata, quella del Monza, che fa del collettivo la sua maggiore arma. Sono giocatori che in pratica giocano insieme da ben 4 stagioni. Su questa conclusione di Girardelli, Paez subisce fallo, punizione è già stata battuta dai giocatori in maglia bianca, gli uomini di Mario Aghero. Girardelli, ancora Cinquini, il giocatore toscano ancora in possesso di sfera, il servizio per Paez nell'angolo, fuori a Lucio Marrone, che ha trovato un posto da titolare fisso in questo Monza campione d'Italia. Ora Paez non riesce a intervenire, se n'è andato il primo minuto abbondante, il primo minuto e ventesimo secondo, e c'è questa punizione per il Pipe. Rubio scambia con Citterio, che questa sera veste anche la fascia di capitano. Nava per Rubio, ancora Belli, fuori ancora per Mario Rubio, non c'è Osvaldo Gonella. Due turni di squalifica lo hanno appiedato, uno è stato scontato dal giocatore argentino sabato scorso e uno viene scontato questa sera. Mario Rubio, che stando alle ultime notizie dovrebbe tornare dall'Argentina, dove si è recato per motivi familiari proprio al termine della settimana entrante, venerdì sera, così almeno sono le ultime notizie che ci sono pervenute. Nava per Rubio, ancora uno scambio con Belli, prova il diagonale, ma Cupisti, senza scomporsi poi più di tanto, riesce a deviare. Da notare, una sfida nella sfida, se così vogliamo chiamarla, in pista probabilmente, anzi sicuramente, i due migliori portieri del campionato, da una parte Cupisti, dall'altra Livio Parasucco. Ancora Marrone, il tiro deviato in partenza da Citterio, punizione per il Monza. Paez serve Cinquini, ancora il difensore numero 9 verso Girardelli, ancora Cinquini, possesso di una terribile conclusione dalla distanza, questa volta interviene Belli, poi Nava, ancora Massimo Nava, prova il tiro, fischia Fanesi di Viareggio e la punizione per i giallorossi di Mario Rubio. Mario Rubio, che stante la indisponibilità di Gonella questa sera, è costretto a partire titolare. Paez si fa togliere la pallina dallo stesso Rubio, poi c'è uno scontro con Marrone, il fallo è di
Rubio, la punizione per i Brianzoli. Paez, Lucio Marrone, prova la conclusione, Parasucco slenta con il guantone, ancora Belli, ancora Aldo Belli, prova il tiro, ne esce un diagonale debole e abbastanza impreciso, applausi comunque del pubblico. Cinquini, ancora un scambio buono tra Cinquini e Paez, ancora il giocatore toscano in possesso di palla, su di lui intervento falloso di Aldo Belli, punizione battuta a Girardelli. Cinquini prova la conclusione, ancora deviata, può ripartire il fight, Rubio, Nava, Belli, vediamo se c'è l'inserimento centrale, no, Belli va alla conclusione, la palla si smorza sul corpo di Cinquini e riparte velocissimo Paez. Su di lui Citterio, ancora José Luis Paez, Citterio commette il fallo, punizione battuta, l'arbitro Del Carlo fa ripetere. È un ingaggio vinto da Rubio, Roberto Citterio, ancora Massimo Nava, vediamo, dietro la porta dei cupisti, Rubio, vediamo se c'è Citterio libero, eccolo servito, ancora Mario Rubio, penetra Rubio dietro la porta dei cupisti, cerca l'inserimento Nava, ancora Rubio, ecco Nava servito, Belli, Rubio di prima verso Citterio, ancora Rubio, cercato di velocizzare il gioco l'Amatori, il tentativo di sorprendere la difesa degli ospiti cupisti, interviene su Nava, Citterio lascia Mario Rubio che sale, ancora Citterio, Rubio, inserimento di Nava, servizio per Belli, subito attaccato, ma riconquista la palla Rubio, molto tonico almeno in queste prime fasi dell'incontro l'allenatore giocatore del Five, poi Citterio, tiro rimpallato, c'è un fallo di Rubio ai danni del connazionale Paez. Marrone nell'angolo per Paez, attenzione, bellissima l'azione con l'inserimento di Cinquini che fortunatamente tira alto, ma molto ben congegnata l'azione del Monza con l'inserimento da dietro di Cinquini servito da Marrone, la conclusione alta sopra la traversa di Parasucco. Riparte l'Amatori con Rubio, Nava, ancora Mario Rubio, Citterio, Rubio scambiano all'altezza della metà pista, ancora Rubio, Nava, e il fallo su di lui lo commette Cinquini. Punizione battuta, c'era pallina per Rubio, fase di studio, ancora Citterio, finta la conclusione, poi serve Nava, Belli a centro area, attenzione a Citterio che si propone, poi cerca il passaggio filtrante, ancora Rubio, in grande anticipo il tiro che poteva essere pericoloso è stato deviato, ancora Rubio che però questa volta perde pallina su Cinquini, riparte Marrone, Lucio Marrone ancora, buono su slalom, buona anche la conclusione di Lucio Marrone, Parasucco chiude l'Amatori, partita abbastanza piacevole, Rubio, e si scalda la corsina giallorossa. Belli, il tiro secco ma fuori, ancora Girardelli, Cinquini, Marrone, ancora Cinquini, potrebbe aprire forse per Girardelli, preferisce invece il servizio per Marrone, attenzione, pallina al centro, nell'angolino opposto c'è Girardelli, Cinquini, dentro c'è un intervento falloso di Nava che sposta irregolarmente Girardelli, sono passati 7 minuti e 3 secondi per la precisione, siamo sempre fermi sul risultato di
0-0. Cinquini, Marrone nell'angolo, dietro la porta di Parasucco c'è Paez, ancora Cinquini, ancora Marrone. Attenzione all'inserimento, c'è una deviazione, ma Girardelli presidia la metà pista, se ne va. Girardelli mette al centro una pericolosissima pallina, poi va a riconquistarsi la pallina, conquista anche un fallo. Girardelli, Cinquini, anzi Paez, perde pallina. Belli costretto a tornare indietro per controllare la sfera. Ancora Aldo Belli in tiro, contratto in partenza, grande intervento di Girardelli, protesta al pubblico, forse per gioco pericoloso, comunque bastone alzato, oltre regolamento, lasciano proseguire gli arbitri. C'è il tiro deviato di Aldo Belli, da parte di Aldo Belli, e la punizione per il Five. Vediamo Nava e Rubio sulla sfera. Ecco Massimo Nava, il tocco all'indietro per Roberto Citterio, lo scambio ancora con Aldo Belli, ancora Nava, indietro per Belli, Rubio, si vanno a piazzare i due attaccanti giallorossi, Rubio, Citterio, Belli, buono servizio per Nava! Stava girandosi per andare alla conclusione, è stato toccato e messo giù, ottima azione con Rubio che ha messo al centro una pallina d'oro, e ora c'è Belli che ha l'opportunità di portare in vantaggio l'Amatori. Belli contro Cupisti, una mischia sotto la gabbia difesa da Parasucco, come avrete sentito dai cori, sono arrivati da Monza i tifosi Brianzoli. Rubio, Rubio per Citterio, ancora Roberto Citterio che va, si scontra con Nava, fermato, dice di proseguire Panese, attenzione, c'è forse la munizione per Nava, c'è forse la munizione per Nava che ha protestato, così è, in effetti ha munito Massimo Nava per proteste da Panese. Citterio asserendo che il compagno di squadra sia stato colpito da una bastonata al polso, si rialza Nava, fortunatamente non ci sono problemi per Massimo, punizione battuta Mario Rubio. Rubio, Belli, finta il tiro, alto, fischia Fanesi, punizione per il roller.
servizio errato di Cinquini. Riparte Citteri. Rubio. Massimo Nava, Citteri, Rubio. Ancora Nava. La finta. Belli. Ancora Rubio. Citteri, Rubio. Citteri. Ancora Rubio. Nava. Il tocco per Rubio. Ancora Mario Rubio. Nava. Ancora Nava entra nell'area dei 5 metri. Viene fermato. Girardelli riparte per il Monza. Paez. La finta, il tiro molto bello accompagnato di Paez. Pallina fuori. Ancora Paez. Attenzione, attenzione a Cinquini. Belli interviene e sbroglia la matassa e riparte. Roberto Citteri, il capitano giallorosso. L'apertura per Nava, Nava il tiro, spara Citteri, scusate, colpisce. Si era aperto un invitante arco davanti a Massimo Nava. Ora Citterio finta al tiro, poi lascia ancora Nava. Ancora Belli, Belli al centro, Cupizzi. Citterio va alla conclusione, ancora Nava e il fallo è di Paez. Si riparte con Rubio. Nava. Belli, ancora Roberto Citterio, Mario Rubio. Citterio non si perfeziona l'intesa con Belli. Girardelli. Cinquini. Girardelli. Paez. José Luis Paez indietro per Franco Girardelli. Attenzione, il tiro rimpallato. Pallina che si alza, dice Del Carlo. Punizione per il Monza, battuta. Ancora Franco Girardelli a comandare le operazioni del supermercati Brianzoli. Ora Paez, il servizio per Marrone, troppo in profondità, non si capiscono i due, riparte l'Amatori con Nava. Rubio tiene pallina a Rubio, qualche problema per Massimo Nava che cambia bastone. Ancora Rubio fermato da Marrone, poi Cinquini. Mauro Cinquini per Lucio Marrone. Paez il tiro esterno della rete, forse con una deviazione di parasucco. Molto veloce Marrone, sgusciante. Il tiro da lontano di Rubio, si salva in spaccata. Cupisti. Girardelli, Girardelli. Non passa Citterio, che poi per poco non travolge Del Carlo. Punizione per il Lodi. Belli, Nava, Lucio Marrone, ancora Cinquini il tiro, la parata di Livio Parassutto. Grande intervento di Livio Parassutto. Rubio, il tiro, niente da fare, non passa, ancora Citterio, Belli nell'angolo, al centro, vediamo, Nava non riesce a controllare, ancora Marrone, questi è José Luis Paez, sbaglia il controllo, Cinquini, Cinquini, il tiro deviato da Rubio,
punizione per il Monza, pallina oltre l'altezza regolamentare. Ancora Paese, riparte in break, Massimo Nava che cerca il dribbling e viene fermato, attenzione a Paese, costruzione di Rubio sul compatriota. Punizione per il Monza, battuta Cinquini. Marrone, Lucio Marrone, non passa Citterio, ancora Citterio che se ne va, al centro c'è Belli e per poco non arriva la pallina ad Aldo Belli. Attenzione, riparte il Monza, Girardelli in tiro ed è una clamorosa traversa, mi pare. C'era parte un momento che la pallina fosse stata deviata a Parasucco, invece la pallina è incocciata in pieno contro la traversa. Citterio per Rubio, ancora Citterio, ancora Massimo Nava, Roberto Citterio, Mario Rubio, Massimo Nava fuori a Rubio. Ancora Citterio e Rubio che scambiano all'altezza della metà pista. Nava, Citterio e ancora Rubio. Vediamo Belli, apre per Citterio, ancora Mario Valentin Rubio, la finta. Nell'angolo c'è il fallo di Lucio Marrone su di lui, punizione per i giallorossi. Belli e Nava scambiano, ancora Belli e mette fuori, non riesce a controllare Citterio. 14 minuti esatti alla conclusione di questa prima frazione di gioco, siamo sempre fermi sullo 0-0. Il fallo di Paez su Rubio. Rubio riparte, sale anche Nava, ancora Mario Rubio, Citterio, Nava, Citterio, Rubio, Belli, gira pallina all'amatore, ancora Nava e tiro, ravvicinato, stupisce. Riparte il Monza, Girardelli, attenzione, Paez, Cinquini, c'è Marrone da servire, eccolo servito. Il tocco fuori è per Girardelli che va alla conclusione, contrata in partenza, Rubio, riparte l'amatore, vediamo, Belli. Servizio per Rubio che va al tiro, Alessandro Cupisti, ancora Belli, fuori a Rubio, ancora Citterio, vediamo se va al tiro Roberto Citterio, no, serve Belli, poi Rubio, il servizio non è preciso, non c'è stata deviazione, quindi infrazione di antigioco, punizione per il supermercato Brianzoli Monza, la parata di Livio Parasucco su conclusione della distanza violentissima di Cinquini. Ancora Girardelli, il tiro sporco, Nava, riparte Massimo Nava, ottima la sua azione, ancora Nava, Nava, Marrone lo ferma molto bene, Paez e Citterio lo mette giù, in take il scivolato e mi sa che questa volta c'è la munizione per Citterio. Cinquini, il tiro, ancora un fischio di Del Carlo, un fallo di Paez, centro area, punizione per il Paez.
Rubio. Citterio. Nava. Ancora Belli. Citterio, Rubio, partita molto tattica, non sono stati tantissimi tiri in porta. Rubio, ancora Citterio, pressing su Citterio che ha buon frutto. Marrone, Marrone molto veloce e Livio Parasuco distinto col guantone sinistro interviene ancora. Massimo Nava, Citterio, ancora Belli, pallina che si alza oltre altezza regolamentare, punizione per il fight. Belli, Citterio, ancora no, il servizio per Belli è fermato da Marrone, Paez, ancora Paez, pregevole la sua azione in dribbling, poi c'è il fallo di Nava su Paez, punizione per i Brianzoli, già battuta, ancora Marrone, il tiro e questa volta Parasuco chiude sul primo palo, un tiro abbastanza a sorpresa, ancora Parasuco si supera due volte, Livio Parasuco si esalta prima su Marrone poi su Girardelli, poi Citterio tira, ma Scupisti si erge a baluardo della propria porta, due grandi portieri in pista questa sera, già ve lo accennavo in avvio di telecronaca, ora il tiro è alto di Girardelli, comunque buon occhio quello che sta vedendo Piermarini, attenzione, Nava, Belli, Nava, Belli, va giù, Panesi disse che si può proseguire, protesta il pubblico, attenzione, Parasuco chiude poi Marrone in gioco pericoloso, alza la stecca oltre la stessa regolamentare, Rubio velocissimo e Cupisti ancora chiude la grande. Girardelli sale il tono agonistico della partita e qua Marrone fallisce un gol abbastanza semplice appoggiando sopra la traversa con Parasuco che sembrava fuori causa per l'intervento in precedenza. Per quanto concerne gli interventi di Cupisti non si può parlare di miracoli, ma quasi di ordinaria amministrazione, perché Alessandro Cupisti, come del resto anche Parasuco, ci ha abituato a prestazioni ad altissimo livello. Grandissima comunque la sua parata su Rubio, che si è presentato completamente solo davanti a lui. Fiammata improvvisa intorno al 20° minuto con azioni tambureggianti sull'uno e sull'altro fronte. Ora c'è il primo time out della partita chiamato da Rubio, vale a dire dall'amatore, e vediamo inquadrato la panchina giallo-rosso, vedete Rubio, Citterio, Belli, Parasuco. Impeccabile comunque la prova dei giallorossi fino a questo momento e il Monza ha dimostrato di essere quella grande squadra che conosciamo, non si fanno per caso 20 punti in 10 partite, squadra ripetiamo molto ben quadrata che fa dell'amalgama del collettivo la sua arma peculiare. Finisce il momento di il minuto di chiamato dall'amatore, il time out, si può riprendere, si riprenderà con una punizione per il giallo-rosso, 9.35 dallo scadere e i primi 30 minuti di gioco effettivo. Punizione battuta, Citterio. Giro a pallina per Nava che ora va a prendere posto in avanti. Rubio, Citterio, Belli, il tocco per Nava, cercano di velocizzare, poi Belli si gira, ma si chiude molto bene la difesa Brianzola, Marrone, attenzione a Girardelli, chiude anche il pipe, Cinquini, ancora Lucio Marrone,
per José Luis Páez, Girardelli, ancora Páez, scambiano i giocatori del Monza, attenzione Marrone, servito molto bene da Páez, ma chiude altrettanto bene il difeso giallorossa, Rubio, il tiro e ancora Pupistri alla propria destra, va a chiudere ogni varco, Cinquini, Girardelli, Lucio Marrone chiama pallina a Páez, Marrone cambia idea, mette al centro, Belli conquista un'ottima pallina su Cinquini, la controlla e poi serve Citterio per Rubio, va Rubio, ancora Belli, Nava, largo c'è Rubio, eccolo servito, ancora vediamo Citterio, si prepara il tiro, serve invece Massimo Nava che appoggia, Pupistri, attenzione all'inserimento di Marrone, Marrone ancora, chiude Rubio con Massimo Nava, molto veloce Marrone, ma buona l'azione di Nava, fallo di Páez su Nava. Chiedono i 3 metri i giocatori giallorossi. Attenzione, Belli, il tiro accompagnato, Pupistri. Ancora Aldo Belli, vediamo, il tiro a parata ancora di Pupistri. Ancora il tiro di Nava, deviato, colpito Belli, che, che rimane a terra. E 19 al termine del primo tempo, siamo sempre sullo 0-0 e la camera va a cercare Aldo Belli, probabilmente colpito dalla pallina o da un avversario, non l'abbiamo visto, stavamo seguendo lo svolgersi dell'azione. Si rialza comunque Aldo Belli. Sette-19 dicevamo al termine. Vediamo come riprenderà il gioco. Va a chiedere delucidazioni Citterio. La punizione è per il Monza, quindi l'ultimo tocco è stato proprio di Belli, che ora va in panchina, entra con il numero 7, Alessandro Folli. Speriamo non si tratti nulla di grave per Belli, che però vediamo dolorante, assistito dal massaggiatore Marche, attenzione a Páez. Chiude Rubio, grintoso come non mai, su di lui si conquista anche una punizione l'allenatore giocatore del Fight ed è lo stesso giocatore ex Liceo La Corugna che porta in avanti la pallina. Nava, Citterio, vediamo Alessandro Folli contro questa difesa, è vero, molto forte, incentrata poi su un grandissimo portiere qual è Pupistri. Il fallo su Rubio e lo commettono Faipe e Cinquini, un raddoppio irregolare, 6-43 al termine, punizione per i giallorossi ed è Nava, anzi Folli che tocca a Nava, Nava ancora per Rubio, questi è Citterio, mentre vediamo ancora Belli, dolorante, in panchina, Folli, Rubio, dietro la porta di Pupistri, chiama pallina Nava, eccolo servito, una finta, costretto a rientrare verso metà pista Massimo Nava, poi riparte, potrebbe servire Rubio, così fa Folli, ancora Rubio, ancora Folli, mette al centro nel tentativo di smarcare un compagno, ancora Rubio, Citterio, Rubio, Nava,
Folli fuori a Rubio, gira pallina all'Amatori, ancora Massimo Nava, Citterio finta al tiro, poi serve ancora Rubio. 5:45 al termine del primo tempo, 0-0. Ancora Amatori in possesso di pallina, cerca di stanare il Monza. Citterio, Rubio, ancora Citterio, la bomba a fin di montante, poi un intervento di Fanesi, punizione di De Carlo, scusate, punizione per il Monza. Folli conquista un'ottima pallina, poi invece di proseguire da solo serve Nava, poi c'è Marrone che interviene ma si porta la pallina in zona di antigioco, punizione per l'Amatore. Richiamo di Rubio verso Nava, i due hanno qualcosa da dirsi, da spiegarsi, non c'è ovviamente acrimonia tra i due, qualcosa a livello tattico che Rubio è andato a dire a Massimo Nava. Eccolo servito il giovane attaccante giallorosso, il tiro fuori, non si muove neanche Pupisti giudicando fuori la pallina, e quello che stupisce sempre ogni volta che lo vediamo è l'estrema freddezza di Alessandro Pupisti, se vogliamo portiere assolutamente poco spettacolare ma redditizio al 99%. Ancora Paez, attenzione Girardelli, buono l'intervento di Folli ma riconquista Lucio Marrone la palla. Ancora Paez, su di lui Rubio in marcatura, ancora Girardelli, attenzione, cerca il varco, José Luis Paez va a vedere e riceve Lucio Marrone, ancora Girardelli, cerca di andarsene a Nava, c'è un fallo in ostruzione di Nava su Girardelli, 4:18 al termine, lo stesso Girardelli carica il tiro, la pallina è alta, punizione per l'Amatori. E vediamo che può rientrare Belli, rientra Aldo Belli, a 4:08 al termine del primo tempo. Citterio, il tiro dalla lunghissima distanza, c'è il palo di Belli appena rientrato. Pupisti aveva intercettato la pallina, forse anche deviata, poi è arrivato Belli, il tocco e la pallina sul palo. Marrone, Girardelli, ancora il Monza, ma l'Amatori c'è, il tiro deviato da Nava è stato di Girardelli e ora è Mario Ghero a chiedere il minuto di sospensione. Eccolo Mario Ghero di spalle, giaccavento verde con gli occhiali, sta parlando con Paez, Cinquini, Girardelli, Marrone, mentre Pupisti se ne rimane tranquillo in porta. 3:41 al termine, non ci sono stati gol ma comunque una buona partita qui a Lodi, il match clou di questa 11ª giornata di andata della regular season del campionato di Serie 1 di hockey su pista. Ed ecco inquadrato anche l'angolo giallo-rosso, a 3:41 si riprenderà con una punizione per il supermercato di Brianzoli Monza. Cinquini, riparte il roller Monza, ancora Girardelli, il vero proprio cervello di questa squadra. Cinquini si incrocia con Paez, serve Marrone, elemento molto veloce e anche ci pare molto ben dotato tecnicamente. Paez, attenzione a queste verticalizzazioni improvvise, ora è l'Amatori che verticalizza con Belli e chiude inesorabile Cinquini. Paez, su di lui Rubio, attenzione Cinquini nell'angolo,
controlla una pallina non facilmente addomesticabile, poi la perde e riparte Nava, 2 contro 2. Chiude Marrone intervenendo forse con il pattino, poi Panesi vede un fallo di Nava, punizione per il roller. Paez ancora il tiro di Cinquini con Parasucco che va a bloccare la pallina e quindi si riprende con un, a deviare la pallina, quindi si riprende con una punizione per il roller, il bianco-blu del roller Monza. Il tiro da lontanissimo di Paez, Parasucco, Belli, vediamo, il servizio per Rubio è deviato da Paez, poi lo stesso Paez che mette fallo sul connazionale. 2:25 al termine di questa prima versione di gioco, 0-0, ma partita che si mantiene, d'altronde non potrebbe non essere vibrante e agonisticamente, oltre che tecnicamente, davvero molto valida. Nava, Rubio, può vedere Belli, ora scatta Nava creando un po' di movimento gli avanti giallorossi per creare spazi per l'inserimento di Rubio e anche di Citterio. Eccolo Citterio che si fa vedere, ma Cupisti capisce tutto, ci mette il gambale. Poi il fallo di Nava su Girardelli, Nava non era molto d'accordo con Del Carlo. No, essendo già ammonito, guardato bene, si è guardato bene dal protestare. Ultimi 2 minuti di gioco di questo primo tempo, Cinquini il tiro, Parasucco e poi Citterio libero su Marrone. E vediamo se questa è la volta buona con Nava, Nava il tiro, Cupisti, ancora Alessandro Cupisti. Attenzione Marrone, il tocco, Girardelli col pattino, poi Citterio in gran disimpegno. Roberto Citterio, questi sono per lui, queste parole sono per lui. Rubio molto veloce nel breve, Rubio ancora Citterio, Nava, Rubio, e ora abbassa improvvisamente il tono del gioco l'amatore. Con Nava, 45 secondi adesso alla conclusione dei primi 30 minuti di gioco effettivo, vediamo se l'amatore congela palla per andare all'ultimo tiro. Rubio, Citterio, Nava, siamo a 22 secondi dalla conclusione. E infatti è proprio questa l'intenzione del giallorosso, andare all'ultimo tiro, magari affidato al bastone di Roberto Citterio. Vediamo, siamo agli ultimi secondi, il tiro di Nava, la parata dei Cupisti, riparte il roller, ma è finito il primo tempo, 0-0, si conclude a reti bianche il primo tempo, ma gli applausi del pubblico sono convinti, è stato un buon primo tempo, nonostante non si siano visti dei gol. Bene, secondo tempo di Amatori Five, Roller Monza, Supermercati Brianzoli, che inizia in questo istante. I quintetti in pista, vediamo, non c'è Nava nell'Amatori, ma c'è Folli, quindi il quintetto dell'Amatori è Parasucco, Rubio, Citterio, Folli e Belli, mentre per quanto concerne il Monza Roller, è quello del primo tempo con Cupisti, Cinquini, Marrone, Girardelli e José Luis Paez. Partita, o meglio secondo tempo, iniziato da 17 secondi. E si riparte. 0-0 risultato fino a questo momento, ma bella partita indubbiamente fino a questo punto, ottimo Amatori,
ottimo roller monster e una lode ai due portieri decisivi in più di una circostanza, soprattutto Cupisti, che forse ha svolto una maggior mole di lavoro rispetto all'altro portiere, a Livio Parasucco. Ancora Cupisti con nonchalance quasi chiude il varco a Citterio, Marrone, Citterio su due, attenzione, Paez, Rubio, molto buono l'intervento, buono il primo tempo di Mario Rubio. Citterio si sgancia, Belli, che sembra aver assorbito la botta rimediata nel primo tempo, una pallina vagante, lo ha colpito. Ora Citterio si conquista una punizione, lo stesso capitano giallorosso a battere la punizione, chiedono i tre metri a Del Carlo, Citterio e Mario Rubio, lo Rubio poi serve ancora Roberto Citterio, ancora Citterio che purtroppo si allunga troppo la pallina. E c'è il roller che scende con Girardelli, ancora il tiro in diagonale, cercava l'angolino alto Cinquini, pallina è terminata a lato, il tiro appoggiato, ha cercato Mauro Cinquini, Marrone, il tiro, pallina deviata, dice Fanesi, punizione per il roller. Girardelli, Paez, Rubio non lo molla un attimo e riconquista la palla il Pipe. Eccolo Rubio. Citterio. Ancora Rubio. Si può vedere Folli. Rubio tiene pallina. Ancora Citterio. Per Rubio, dietro la porta di Sandro Cupisti, Mario Rubio, il fallo in ostruzione di Cinquini sull'allenatore giocatore giallorosso. Va Folli all'altezza dell'angolo alto a battere la punizione. Belli perde pallina all'amatore, Marrone, è grande il recupero di Belli che da dietro toglie pallina Marrone, poi Cinquini interviene, protesta la panchina giallorossa, Cinquini, Paez, diagonale strettissimo, termina lato, poi Rubio si conquista una punizione, un fallo, Citterio perde pallina, attenzione, Paez, la finta, il tiro, e Livio Parasucco si salva, grande intervento di Parasucco, poi interviene Fanesi, ancora una punizione per il roller, protesta Roberto Citterio. Punizione per il roller. Girardelli, Girardelli alle prese con Belli, ancora Girardelli, si propone Cinquini, Girardelli tiene pallina, ora scala Paez, va a prendere pallina e c'è un'ottima girata di Cinquini. Al volo, girata al volo, pallina fuori, ma pregevole il gesto tecnico del giocatore toscano. Ancora Rubio, su di lui Paez, conquista una punizione, un fallo, Mario Rubio generosissimo. Ancora Citterio, Rubio. Ancora il giocatore argentino per Belli, dietro la porta di Sandro Cupisti. Citterio. Vediamo il tiro di Citterio. Cupisti interviene, poi Girardelli doma bene la pallina e riparte il roller. Girardelli, il tiro, termina direttamente in tribuna. Si riprende con una punizione per il roller, pallina deviata da un giocatore giallorosso, Marrone, carica il tiro. Rubio ancora, grandissimo disimpegno. È rientrato Nava ed è uscito Folli, quindi c'è quintetto canonico, il tiro deviato da Cinquini, il tiro è stato di Aldo Belli.
si continua con buon animo spugnandi sull'un fronte e sull'altro. Partita decisamente piacevole, quella a cui stiamo assistendo. Giocati 3 minuti e 55 secondi nel corso di questa ripresa, siamo sempre inchiodati sullo 0-0 di partenza. Citerio, Rubio, ancora Nava, ancora Rubio, Citerio, Rubio, Citerio, ancora Mario Rubio, per Belli al volo, con Nava, Belli il tiro, chiude Copisti, buona l'azione giallorossa, attenzione a Marrone sul fronte opposto, non passa Rubio ma riconquista la palla Lucio Marrone, si propone Cinquini, ancora Marrone, vediamo se va il tiro Lucio Marrone, serve invece Girardelli, ancora Cinquini, Belli su di lui, conquista pallina e poi conquista una punizione. Caparvia l'azione del tromboliere giallorosso. Citerio, ancora Rubio, su di lui Marrone, saltato ancora l'Amatori e Cupisti, ancora sventa la minaccia, ma è ancora l'Amatori generosissimo in avanti. Massimo Nava, ancora Massimo Nava, lo scambio con Belli che serve, Nava si stava liberando sul fronte opposto Rubio, comunque è un buon Amatori, ancora Nava, chiuso da Marrone, Girardelli, Marrone, il tiro da metà pista e c'è l'intervento di Parasciucco che va a sventare la pallina, molto molto pericolosa. Ancora Girardelli, un diagonale strettissimo, molto pericoloso, ancora Rubio, il tiro sporco, peccato, ancora Massimo Nava. La punizione è per il giallorosso. Dietro la porta di Sandro Cupisti, ancora Belli, non c'è fallo secondo del Carlo, decisione abbastanza opinabile, usiamo un eufemismo, ora il fallo di Citerio invece netto su Marrone. Sei minuti giocati nel corso di questa ripresa, attenzione a Paez, su di lui Rubio ha montato una guardia spietata, davvero. Attenzione, ora Paez, il tiro e il gol purtroppo di José Luis Paez, purtroppo Belli ha perso il bastone, Rubio è andato a chiudere sull'uomo di Belli e Paez ne ha approfittato subito. Vediamo il minutaggio, 6 e 11. Paez, peccato, avevamo appena detto che Paez era stato francobollato alla grande da Rubio, c'è stato uno scambio fortuito di marcature dovuto, quanto Belli ha perso il bastone, è andato a chiudere sull'avversario, sull'avversario di Belli e Rubio e Paez ha trovato il pertugio per battere Parasciucco che c'era arrivato anche stavolta comunque. Attenzione Girardelli, ora Parasciucco alla grande ancora, chiude. Amatori sotto di un gol, ma partita apertissima, tutta da vedere, tutta da godere questa partita. Vediamo Citerio, ancora Belli, lo scambio volante tra i due, c'è poi il fallo di Nava su Marrone. Girardelli, Cupisti, scusate, Cinquini ovviamente, questi è Girardelli, carica i suoi Aghero, dice di far girare pallina. José Luis Paez, lui fino a questo momento il match winner, Marrone,
pescato bene in area, ma Citterio alla grande cerca di andarsene, fermato da Girardelli, gran giocatore sembra Franco Girardelli. Nava, attenzione Girardelli, il tiro e parasuffo ancora, fa vedere di che pasta è fatto. Livio Parasuco poi si scatena il pubblico contro Del Carlo, punizione che era già stata battuta. Del Carlo la fa ripetere, si piega con Massimo Nava. È caldissimo ancora il pubblico del Piermarini. Si è rotto l'equilibrio. Purtroppo a rompere è stato un gol di Paes, ora il tiro di Nava, filtra ma è fuori. Attenzione Paes, chiude Citterio. Sono ancora 22 minuti di gioco, 22 minuti alla fine. Ancora Belli, tiene pallina alla testa della metà pista, poi carica un tiro e c'è Cupisti che va a prenderla nell'angolino. Passatemi il termine non proprio preciso, tanto per rendere l'idea. Ora c'è un intervento dubbio su Nava, Marrone, il tocco, attenzione, e Paes non supera Parasucco, ma azione ficcante e pericolosissima del roller, mentre pochi istanti prima c'è stato un contatto piuttosto discutibile dalle parti di Cupisti. Nava è stato spintonato mentre si accingeva una deviazione molto molto pericoloso da sottomisura. Gli arbitri hanno detto che tutto è regolare. Ancora Parasucco sente la minaccia, partita che ora diventerà ancora più bella se possibile dopo il gol del roll. Citterio comunque grande amatore e grande roll. Rubio ancora lo scambio, Belli tiene una pallina difficile, Rubio cambia fronte di gioco, Citterio il tiro appoggiato. Quasi inutile sottolineare l'ennesimo intervento di Cupisti. Belli, la pallina che va verso Citterio. Ancora Roberto Citterio. Verso Nava, Nava non passa. E allora Paes si distende il roller con Girardelli dietro la porta di Parasucco, ancora Girardelli, Marrone fuori a cinquino, la cerca di gestire pallina il roller, ancora Paes, Marrone, finta al tiro, ancora Marrone. Tocco per Marrone di Paes. Girardelli. Il tiro Parasucco. C'è sulla traiettoria. Ci mette un guantone e chiude. 20-0 tra il termine. 1-0 per il roller. Paes al 6-11 di questo secondo tempo. Ancora lo scambio ravvicinato tra Paes e Lucio Marrone, questi è Girardelli. Marrone, ancora lo scambio Marrone per José Luis Paes, Mauro Cinquini. Ancora Paes. E vedete come tenta di raffreddare il gioco, il Monza lo fa comunque a ragion veduta visto il vantaggio, mantiene con una certa facilità il possesso di pallina senza animosità eccessiva. Marrone, ancora Paes per Cinquini. Ancora Marrone, vediamo Citterio su di lui e gira pallina. Il roller, ancora Cinquini, Girardelli,
Paez che tira, para il Livio Parasucco, poi interviene Del Carlo decretando una punizione per il fight. E Mario Rubio riparte. Cinquini, Franco Bollato addosso a Belli, vediamo, parte Rubio, lo scambio con Citterio, ancora Rubio, ancora Citterio, Belli 18 minuti alla conclusione, 1-0 per il roll, la partita molto intensa, il tiro di Belli, ancora l'intervento di Pupiste, poi c'è il fallo di Rubio. Fallo in attacco di Rubio, punizione per il roller, sale Cinquini. Paez, Marrone, la sua girata è sporca, ancora Cinquini fuori a José Luis Paez, lo scambio è con Girardelli, Franco Girardelli, ancora Paez, ancora il giovane argentino per Mauro Cinquini, e vedete come il roller abbassa il tono dell'incontro, il ritmo per meglio dire dell'incontro. E ora c'è Cisterio che conquista una grandissima pallina, Nava, c'è forse fallo su di lui, il fallo di Cinquini su Massimo Nava che stava allargando per andare alla conclusione, c'è l'ammonizione di Cinquini. Ammonito Cinquini. E vediamo se Aldo riesce a far capitolare Cupisti. Purtroppo la barriera respinge. Rubio chiama pallina Belli. Rubio temporeggia, serve Nava. Gioca molto fuori ora per non intasare troppo gli spazi, il tiro di Citterio è contratto in partenza, ma ancora Citterio va vicino alla segnatura con un diagonale non molto distante dalla porta di Cupisti, ancora l'amatore, vediamo, scala bene il tiro di Citterio e Cupisti ancora ci arriva con il guanto, con il pattino, poi c'è un fallo di Citterio su Paez. Marrone, bella partita, non c'è che dire. Ma quel che conta è che l'amatore c'è, ancorché sotto di una rete. L'amatore, ricordiamo, il primo di Gonella, il tiro deviato, ancora Cinquini che va con distanza la pallina. Cerca una finezza. Pallina è conquistata da Rubio, c'è il fallo di Paez, giusta decisione di Del Carlo, Paez protesta e ci sarà l'ammonizione per José Luis Paez, vediamo se è Girardelli o Paez, e Paez che deve essere ammonito, lo convoca Del Carlo, lo ammonisce, è il quarto ammonito dopo Nava, Citterio per amatori e Cinquini poco fa per il roller. Rubio, siamo sempre sull'1 a 0, partita apertissima, ancora Nava, Citterio, ancora Nava, vediamo Rubio che si era fatto vedere dalla parte opposta, Nava ha cercato la conclusione forse per sorprendere la difesa che cercava di chiudere su Rubio, ha sparato sul primo palo, la pallina ha colpito la balaustra, poi è uscita, punizione per il roller. Cinquini, Girardelli, questi è José Luis Paez. Marrone, ancora Paez, Cinquini, Girardelli, ancora Marrone, molto veloce Marrone,
non è la prima volta che lo sottolineiamo, è anche tecnicamente ben dotato, ottimi fondamentali per questo numero 11 Brianzolo, ma non lo scopriamo certo stasera. Vediamo Nava, belli il tiro centrale, Pupiste qualche problema, poi c'è il fallo di Belli, attenzione, un po' scoperta la retroguardia giallorossa, Cinquini deviato da Rubio, ci pare la pallina, poi Citterio si arrabbia con Fanese, attenzione, bisogna recuperare le posizioni. Il tiro di Marrone è altissimo, aveva una buona opportunità, un buon varco, ma forse la pallina gli è rimbalzata male prima della conclusione. Nava dietro la porta di Sandro Cupisti, fuori per Citterio, rimbalza male la pallina sulla balaustra. Un attimo di tregua per i 10 uomini in campo, mentre vediamo che Aghero sta catechizzando Stefano De Luca. La balaustra evidentemente ha intenzione, il coach giallorosso, di impiegare il giovane numero 4 bianco-blu. Riprendiamo intanto la telecronaca con Cinquini, e infatti vediamo che esce Lucio Marrone, dentro Stefano De Luca. Cinquini, ancora Cinquini, cerca di mettere al centro una pallina, ma l'azione non frutta esito alcuno, riparte Citterio. Ancora Massimo Nava, Rubio dietro la porta di Cupisti, potrebbe dar fuori a Citterio, ancora Rubio, grande partita dalla sua, Nava, e tocca ancora in zona di antigioco, subisce i rimbrotti di Citterio. Ancora il Monte, Girardelli. Ecco De Luca che tocca la sua prima pallina. Rubio, poi Nava, Rubio, Belli, Rubio, scusate, ancora Rubio, velocissimo il tiro e la palla è fuori. Ancora Citterio, la palla filtra, il tocco di Rubio per Belli e il fallo su Belli. Questione battuta, no, si deve ribattere. Alto alla sinistra di Cupisti, posizione battuta, Citterio per Nava, ancora Mario Rubio, ancora Massimo Nava, Rubio al centro, Belli, Rubio, molto generoso questo Amatori, non ci sta ovviamente a perdere. Rubio, ancora Nava, Citterio, il tiro di Nava, e ancora Cupisti, forse con l'aiuto del casco, si salva. Girardelli, grande parata ancora di Cupisti. Cinquini. Girardelli. Carica il tiro, Nava, attenzione, in break Nava, vediamo, Nava, c'è Belli, eccolo servito, si gira, ancora Belli, messo giù, punizione per l'Amatori. Chiedono il rigore i giallorossi, per Fanesi è una semplice punizione dall'angolo alto. Al termine di questa 1-0 per il roll, Amatori Indomitos alla ricerca del pareggio. Rubio, ancora Belli, purtroppo contratto il tiro, ma grande palleggio di Aldo Belli, ancora Belli, fermato da Paez. Paez, numero di Paez, va a terra, ancora De Luca, non si capiscono i due. Nava, Nava, Belli,
e gli tocca il piede d'appoggio De Luca, per meglio dire il piede di caricamento, stava caricando il tiro Aldo Belli. ...11.42 al termine. Il tiro di Nava, rimpallato, attenzione, 2 contro 2. Girardelli tiene pallina, va al diagonale, grandissima parata di Parasucco, che va a chiudere su un diagonale davvero insidioso. Ancora il roller, Cinquini, Paez, Girardelli, e ora scema il ritmo del gioco, ragiona Ok il roller, Cinquini perde pallina, poi Paez, va Belli, vediamo Belli ancora, si gira, la parata ancora di Cucchi, grande azione di Belli, ma Cupisti sembra aver deciso di chiudere la Saracinesca questa sera, e ci vorrà veramente una prodezza balistica dei giocatori giallorossi per averla meglio di un Cupisti in forma davvero strepitosa. Attenzione, attenzione a De Luca, qualche problema nel disimpegno ora per i giallorossi, e c'è un time out chiesto dalla, vediamo da chi, non viene segnalato il time out sul tabellone luminoso, è chiamato da Mario Rubio, ed ecco l'angolo giallo-rosso, vedete, Citerio, Belli, Rubio, Nava. Dieci minuti e 30 al termine, 1-0 per il roller, rete di Paez, 6-11. Si ricomincia, 10 minuti e 20 al termine, Citerio, Nava, ancora Roberto Citerio, Nava, mentre è uscito Paez nel Monza ed è entrato, rientrato, meglio dire Marrone, Rubio, Rubio purtroppo perde pallina, attenzione a questo contropiede, ma Marrone, il tiro è una traversa clamorosa, Girardelli poi para, Parasucco, pallina deviata con un braccio, dice l'arbitro, ancora Parasucco, grande intervento su De Luca, punizione ancora per il roller, è inevitabile comunque l'amatore portandosi in avanti apra degli spazi invitanti per i contropiedi veloci e ficcanti dei bianco-blu brianzoli, un palo clamoroso qualche istante fa. Ora si scontrano Rubio e Marrone a centro area, ancora Marrone, De Luca fischia l'arbitro, punizione per il roller. Tutti fermi, dice Del Carlo, che convoca a sé Marrone e probabilmente Rubio, che abbiamo detto, abbiamo visto spintonarsi. Ecco, vedete, conciliabolo a tre. Si può riprendere, non c'è sanzione disciplinare nei confronti di alcuno. E quindi si riprende con una punizione vertice basso dell'area a favore del roller.
Girardelli per Marrone, ancora Girardelli, questa volta l'errore di Girardelli, forse il suo primo errore in appoggio, pallina in zona di antigioco, punizione per il fight. 9-10 al termine. Nava per Rubio, ancora Citterio, ancora Nava. Belli si gira, troppo centrale la conclusione, anche se abbastanza improvvisa, ma Cupisti non si fa sorprendere. Rubio il tiro deviato, peccato. Attenzione Marrone, velocissimi in avanti Monzesi, Marrone finta il tiro, poi mette al centro una pallina, ancora Girardelli e Parasucco alla grande, ancora Girardelli, poi Marrone, ancora Parasucco, grande miracolo di Parasucco, applausi a scena aperta per Livio, il tiro di Nava, la parata di Cupisti. E ora si accende improvvisamente la partita, De Luca non ci arriva. Non ci arriva fortunatamente De Luca, poi Belli, Marrone. Ok, vertiginoso ora e la pallina colpisce il palo. Palo di Girardelli, ci pare. 8 minuti alla conclusione. E quando ci sono queste fiammate davvero. Capiamo cosa vuol dire veder giocare il vero hockey. Grande partita, veramente. Tiro di Nava fuori, molto forte ma a lato. Cinquini. Rientra Paes, gli fa posto De Luca, Rubio. Ancora a ricucire un'altra azione dei suoi. Nava, Citterio, vediamo se va al tiro. Peccato, Rubio ha deviato la pallina. Riparte Girardelli. Grande partita comunque. Cinquini, Paez. Ancora Cinquini. Reclama un fallo, l'arbitro lascia proseguire. Belli. Belli, vediamo. Citterio, ancora Aldo Belli, spostato. Ancora Citterio Rubio. Vediamo Mario Rubio per Belli. Citterio, vediamo il tiro deviato, peccato. E poi c'è un fallo su Belli. Time out, chiamato da Ghero. A 6.25 dal termine, siamo sempre sull'1-0 a favore del roller. Ecco inquadrato il tabellone che riepiloga quanto vi ho appena accennato. 6.25 al termine, 1-0 per il roller, per il gol di Paez al 6.21. Ed ecco Mario Aghero confabulare con Paez, Marrone e vediamo anche inquadrato Cinquini. Vedete l'SB Mercato Roller Monza con il triangolo tricolore sulle maglie. Campionato vinto l'anno scorso ai danni del Seregno dei fratelli Mariotti. E quest'anno 10 partite, 10 vittorie prima di questa partita. Ora vince 1-0 qui a Lodi, ma mancano ancora 6.25 prima della conclusione. Rubio, ancora Mario Rubio, Nava, il tiro è ancora Cupisti nonostante una leggera deviazione, Marrone il tiro e Parasucco si supera, grande intervento di Parasucco, si è spostata la porta, non intervengono gli arbitri, attenzione Marrone, esterno della rete, ora Parasucco va a sistemare la porta, sale Rubio nel frattempo, il tiro deviato. Cinquini.
di lui Bellici, quindi tiene pallina, carica il tiro, parasuta. Interviene ancora, attenzione, Paes, Girardelli, la parata ancora di parasuta. Ottimo raddoppio di Nava, poi Citterio tiene pallina, 5 minuti abbondanti alla conclusione, 1-0 per il roller. Rubio, ancora Nava, Citterio. Ancora Nava, ancora Roberto Citterio. Nava. Dentro c'è una deviazione, poi la palla finisce a Cinquini. Ancora Marrone, va, cerca di superare Citterio, ancora Marrone sfrutta il blocco di Girardelli, poi è Citterio che conquista la palla, ancora Citterio, il tiro deviato, la palla fuori, ancora Roberto Citterio, fermato da Girardelli, e il fallo di Citterio su Girardelli. Ma riconquista la palla all'amatore, ancora Massimo Nava. Il fallo di Cinquini, 4-0-2 al termine. Citterio, lo scambio con Nava, ancora Nava alle prese con Marrone, fallo di Lucio Marrone, punizione battuta, 3.50 al termine, deve stringere i tempi l'amatore. Nava il tiro e non ci arriva Belli a deviare. Paes, attenzione, Cinquini potrebbe anche tentare la conclusione, preferisce mantenere il possesso della sfera. Mauro Cinquini, 3 minuti e mezzo alla conclusione, ancora Paes, chiama a sé Marrone, Belli si conquista un'ottima pallina, poi se ne va, velocissimo Belli, termina a terra e riparte il Monza con Girardelli. Il tiro di Marrone, prima intenzione, si infrange sui gambali di Citterio, poi il fallo di Citterio, tocca col pattino, 3-0-7 al termine. Cinquini. Ancora Cinquini. Attenzione, Giardelli, fai. Cinquini, traversa di Cinquini. Traversa di Cinquini. Poi lancio per Belli. Ancora Belli. Al centro Citterio non riesce a deviare, c'è una punizione per i giallorossi, ha ricevuto un colpo Citterio. Punizione battuta, Nava il tiro. E parte il roller, 2.28 al termine. Marrone, Marrone. Punizione per il roll, 2.21. Ancora Marrone. Fallo per il roll, 2.06. Quindi per il roller Paes, Lucio Marrone e Belli, Nava con questa pallina, Belli, Nava, pallina, intervento di pattino di Girardelli, punizione per l'amatore, 1.55 al termine, 1.55 al termine, e ora è andato in avanti anche Citterio, il tiro di Belli è rimpallato, ancora Rubio, ultimi assalti dell'amatore. Rubio ancora cerca un varco al centro,
pasticciano un po' i difensori del Monza, poi a gioco fermo Cupisti va a prendere una pallina ai limiti dell'incredibile. Al termine 95 secondi alla conclusione Rubio, vediamo il fallo di Marrone su Rubio, sono passati solo 3 secondi, Rubio va a protestare con Del Carlo, molto caricati i giocatori lodigiani, fin troppo sbagliano questa punizione, pallina regalata a Roller a 1.29 dal termine. Girardelli, Marrone, attenzione c'è libero Girardelli e Nava chiude molto bene. Belli al centro e il palo, e il palo, e il palo di Citterio clamoroso a 1.10, Serra doppio invece di Paez, peccato Paez, Serra doppio. Palo di Citterio e dall'altra parte a 28.54 Paez chiude l'incontro, 2-0 Paez. Purtroppo volano monetine in campo, non sono queste comunque scene che vorremmo vedere. A noi sinceramente è parso che la pallina di Citterio abbia toccato il palo, non fosse entrata, e vediamo, questo è il modo di intendere l'hockey di Sandro Cupisti, la sua capacità di sdrammatizzare è incredibile, personaggio simpaticissimo anche fuori dalla pista, oltre che grandissimo portiere, l'avete visto tutti cosa ha combinato stasera, si può riprendere e la partita è chiusa, purtroppo il Roller a meno di capovolgimenti di fronte, che noi ovviamente ci auguriamo, diciamo il Roller espugna il Piermarini dopo che già l'anno scorso, se non vado errato, aveva vinto 5-3 nel mese di settembre ed era stata forse l'ultima formazione ad espugnare il Piermarini. Cinquini, rimane l'amaro in bocca per questo 2-0, soprattutto per quel palo clamoroso di Citterio, ma anche il Roller aveva avuto le sue occasioni, occorre dire 2 o 3 traverse nel corso della ripresa. E comunque questa partita sta a dimostrare che l'amatore, non ricordiamolo, anche senza Gonella, ricordiamo quanto sia importante per l'equilibrio della squadra un uomo come Gonella, sappia giocare praticamente alla pari con questo Roller Monza. Meccanismo quasi perfetto, davvero molto ben oliato, ribadiamo quando ho detto in avvio di partita, 4 anni. Sono 4 anni che questi giocatori giocano insieme ed ecco la sirena e il Roller espugna i Piermarini, ma gli applausi vanno anche all'Amatori che ha disputato tanto una grande partita, una partita generosissima. 2-0 il risultato, deciso Paez nella ripresa 6-11 e al 28.54 e per il Roller si tratta dell'11ª vittoria su 11 incontri. Fortunatamente ci saranno i playoff, no? Questo campionato sarebbe già stato ucciso letteralmente dalla compagine di Cupisti che ora va a complimentarsi con Parasucco. Ecco Cupisti, rientrano i giocatori del Roller, noi chiudiamo la telecronaca. Claudio Leccardi vi ringrazia per l'ascolto, vi ricordo che il Roller ha battuto il
Piper 2-0, reti di Paes 6-11, 28-54. Una cordiale, buonasera a tutti. Yeah, well.